esami della seduta del 23-11 dal 40 al 46. Votazione tra alzata di mano, unanime. E poi passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno, che è la ratifica della variazione al bilancio adottata con delibera di giunta del 27-11. Prego, sindaco. Sì, se in carico si illustro ai consiglieri. La variazione che abbiamo fatto riguarda due diversi contributi che abbiamo ricevuto. Uno è il contributo regionale per la ripresa delle attività didattiche in sicurezza. La Regione Basilicata ha erogato a tutti i comuni della Basilicata che hanno delle scuole come il nostro un contributo per la ripresa in sicurezza delle attività. In realtà questo contributo era già stato previsto prima ante-Covid. C'è il Dipartimento Attività Produttive e Formazione aveva già pensato di destinare delle somme per le scuole che erano prevalentemente destinate per interventi infrastrutturali piuttosto che per eventuale acquisto di quelle che potevano essere le attrezzature che servivano ai ragazzi. Successivamente, con l'avvento del Covid, diciamo il contributo regionale potrebbe andare anche eventualmente a sopperire quindi ad aspetti che riguardano il rientro in sicurezza dei ragazzi. E quindi questi fondi come destinazione, oltre che per essere, diciamo, oltre ad essere utilizzati per quelle che sono le esigenze che poc'anzi ho detto, potrebbero essere anche utilizzati per eventualmente sanificazione piuttosto che acquisto di gel, disinfettanti, mascherine che la scuola in realtà ha già a disposizione. Proprio per questo motivo adesso abbiamo fatto la variazione, la ratifichiamo e siamo già in contatto con la dirigente scolastica perché è chiaro che in virtù delle loro esigenze, in virtù di quello che noi sicuramente decideremo di farci, ma sentiti come generalmente facciamo, dato che sono risorse destinate alla scuola, capiremo insieme come utilizzare proprio nello specifico quelli che sono, diciamo, i 19.000 euro. Quindi penso che è una cosa sicuramente buona che la Regione ha previsto, poiché saranno sicuramente delle risorse importanti che ci aiuteranno a fronteggiare quelle che sono le esigenze scolastiche e anche le eventuali problematiche o comunque anche in ottica di prevenzione rivolte al mondo scolastico. E poi l'altra variazione è quella del contributo statale per le infrastrutture sociali. In realtà inizialmente il decreto nazionale aveva previsto dare per 4 annualità ragioniero, 3, il contributo delle infrastrutture per 3 annualità 15.500 euro. Il nostro comune rientrerà con un contributo ripartito, se non erro, per fasce demografiche, mi sembra. Al nostro comune spettavano 15.500. Successivamente è stato previsto anche un ulteriore contributo in virtù del, mi sembra, del, di un altro coefficiente, adesso non ricordo. Sì, il totale effettivamente dell'assegnazione è stata persa la prima colonna. Esatto, esatto. Non la seconda, era partita in due. Esatto. Ma il contributo in base è quell'integrazione in base al numero degli abitanti. Esatto, al numero degli abitanti. Ovviamente era stata persa la prima colonna. Esatto, e quindi in realtà il contributo effettivo non sono 15.500 che già avevamo variato, ma si aggiungono a questi i 6.615 che sono quindi 22.115 per 3 annualità e quindi anche per questo dobbiamo fare una variazione. È chiaro che questo contributo sarà poi destinato sicuramente per quelle che sono le proprietà immobiliari, per quelle che sono le nostre infrastrutture di proprietà naturalmente del comune. Entro fine anno è chiaro che noi dobbiamo ratificare tutte le variazioni che abbiamo fatto. Se non ci sono altri interventi. Numero 77 del 2711. Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione. Unanime. Immediatamente eseguibilità. Unanime. Poi l'integrazione, la PEF rifiuti
anno 2020, e quindi il provvedimento del sindaco. E su questo vorrei l'ausilio innanzitutto della nostra responsabile dell'ufficio finanziario, in modo da illustrare quella che è l'approvazione, insomma, del piano tariffario. Allora, quando abbiamo approvato il bilancio di giugno, abbiamo approvato anche le tariffe della RARI e ci siamo abbassati dalla facoltà dell'articolo 107,5 del decreto autoritario, che diceva che i comuni potevano convertare per l'anno 2020 le tariffe della TARI per il 2019, fermo restando che comunque il 31 dicembre 2020 doveva essere approvato il relativo piano economico finanziario, ed eventualmente da questa approvazione l'analisi dei costi usciva fuori, diciamo, dei maggiori costi rispetto al PEF dell'anno precedente, c'era la possibilità di poterlo accompagnare in tre annualità con decorrenza dall'esercizio del. Quindi l'ente si è avvalso di questa facoltà che dentro il 31 dicembre veramente sarà fino all'ultimo che venisse prorogato, perché c'erano state le proposte dell'ANCI, ma ciò non è avvenuto. Quindi è stato elaborato il piano economico finanziario della TARI, inserendo i costi dell'appalto, quindi la parte che ha redatto, diciamo, l'ente gestore che è l'incluso, solo i costi esclusivamente quelli relativi allo spazzamento, quindi non sono state messe per esempio gli altri servizi che fa, tipo la fissione, il servizio neve d'acqua, e insieme ai costi che il comune sostiene per la gestione in sede del servizio rifiuti, quindi una quota parte, il costo che sostiene per il software dell'elaborazione dei tributi, il costo che sostiene per la valutazione e soprattutto il fondo credito di dubbia esigibilità, che è quella parte di fondo che noi accantoniamo annualmente relativa alle mancate entrate in modo particolare della TARI. L'80% di questo importo obbligatoriamente va messo in questo costo complessivo per determinare quindi l'ammontare del PEF. E solo questo, diciamo, che ammonta per 2.355, aggiungendo, diciamo, i 1.500 euro per il costo del software più i costi della bollettazione, diciamo che c'è una differenza in più di circa 25.000 euro, se non erro, costi rispetto all'esercizio precedente del piano economico finanziario, che è stato inviato all'EGRIP, che è l'ente territorialmente competente per la redazione del PEF della Basilicata, che ce l'ha validato una vigilia di Natale 24, perché abbiamo dovuto fare la corsa per l'integrazione all'ordine del giorno del Consiglio, per un totale di 228,40. Quindi questo è il PEF complessivo per l'anno 2020. Quindi la differenza di circa 8.600 euro va conguagliata al decorso dell'esercizio 2021-2023. Cosa vuol dire? Che nell'elaborazione dei prossimi piani economici finanziari, oltre ai costi dell'anno in corso, quindi i costi dell'anno del 2020, dovrà essere inserita anche questo scarto che deriva dal conguaglio dei maggiori costi del PEF rispetto al 2019, per determinare poi le tariffe e calibrarle in base al canone economico che, ripeto, deve essere integralmente comunque coperto dall'utenza. E questo, diciamo, in maniera succinta, l'altro occorre fare un adempimento purtroppo obbligatorio, quindi è una così. Grazie, ci sono altri interventi? Quindi passiamo alla votazione. Per ragioni unanime, di eleggibilità, idem. 17 e 58.